Ma che bontà, piace al ricco e anche al paesan. Polenta, schiedo pure il baccalà, tutte formai e sarà nostra. Amici e amiche di Fresh Italia, siamo tornati. Oggi vi raccontiamo la tasca ripiena. La tasca ripiena. Cosa serve per preparare la tasca ripiena? Serve la tasca del vitellone. Bravissimo. E tu di vitelloni mi sa che ne conosci parecchi. Aia, poi ci vogliono due etti di pane grattugiato, due etti di formaggio grattugiato, mezzo bicchiere di latte, uova, prezzemolo, aglio, olio extravergine di oliva, sale, aromi, due bicchierini di brodo e due bicchieri di vino bianco. Bravissimo. E adesso Fede, raccontaci sta tasca ripiena, dai, aia, vai. Allora, praticamente quasi tutti gli ingredienti sì. è per fare l'empie che metta rum alla fine nel nostro tasco. Mi ho chiesto. Allora, fuma il nostro bel ripieno fino a ottenere un composto bello omogeneo. Sì. Che poi c'è da spalmare. Mio troppo sete, dopo un guso. Sì. E metto nel nostro tasco che l'Isabella ha preparato, se mi dà il bicchiere, va la preparo tranquillamente. Gonde cuser però molto bene la nostro tasco, perché essendo d'erto, se no l'empieno è del cuser il vefero. La cuson be fes con la uccio e il fil. Col filo! Perché cucino con che roba col beagle? Col che? Col beagle! Se mio cosa l'è il beagle! Ma che bontà! Ma che bontà! Il signor Tiziano è ormai un divo di tale tutto delle nostre puntate. Va bene, dai, non esageriamo, dai. Sono un vostro amico, compagno. Compagno, perché? Ah, niente, compagno, scusa, amico, va bene. Amico. Compagno al governo, va bene. Dimmi. Oh, sì. Tiziano, ti fermano per gli autografi, sei diventato una star. Non esageriamo adesso, però va bene. Allora, sì. C'è sta parola, il beagle. Cos'è il beagle? Il beagle è un gnarelotto, un beagle. Lo so che è anche il beagle della pasta. Quale preferisci, il beagle gnarelotto o il beagle della pasta? A me il beagle della pasta così lo mangio, il gnarelotto non lo mangio mica. Giusto, poi soprattutto se la pasta è offerta è ancora più buona. Bravo, grazie, così va benissimo. Ma quanta pasta mangi? Ma no, adesso sto indietro ormai, alla mia età mangio quello che c'è, quello che trovo. Se c'è la pasta mangio la pasta, se c'è i panini mangio i panini, quello che c'è c'è. Sì, meno di un etto al giorno? Beh, a dire la verità mi hanno trovato un po' di cose, un po' di... come si chiama? Colesterolo. Quello che c'è, i vecchi. Ma te, che capita il sbardo? È il tissi, è gli assatete o... sta attento al colesterolo, il bigolo e lo spaghetto, dai! Il bigolo alla fine è il spaghetto! Aia, ci voleva lo sbardo, dai che chiudiamo! A domani, gondi che sarò uccio e fil la nostra tasta, la cusombe scarsella, la cusombe, la metto marosolando dell'olio extravergine di oliva, ma raccomande, da tutte do le bande, la sfumon con del vi bianca che è di prima, certo. E terminato la cottura la, nel furre, dai, con un punini de brut, sì. Per far restare bel musì. Bene. E la nostra tasca ripiena l'è fada. Evviva la tasca ripiena! Ma qua ripiena questa tasca, alla prossima, ciao. Ma che bontà. Le ricette e le puntate di Brescia in Tavola sul sito internet bresciaintavola.com.